Siamo oggi? Avete riconosciuto, sì? No, vabbè, ma dai, per terminare. Vabbè, oggi è mercoledì 19 luglio 2023, siamo sui Monti Ariatini, Monte Terminile, poi andiamo a fare il Monte di Cambio che è in 2081 metri, siamo io e Stefania e qui siamo allo Jaccio Crudele, 1700 metri, il cambio è il 440, il sentiero 440 lo dà 230. Poi il Rifugio Maiolica col 404 e Leonessa 4 ore e 30. Ok, va bene. Noi dovremmo fare un anello intorno al Porcini e forse anche intorno al cambio. Vediamo quello che esce fuori, via. E adesso prendiamo questa sterrata che è qui dallo Jaccio Crudele, da 1700 metri, comincia a salire. Per il momento nella faggeta e al fresco, diranno venticello. Speriamo che quando usciamo fuori. Una volta che stiamo fuori poi finisce il bosco ed è tutto sole, non c'è più un albero manco a pagare l'oro, guarda. Quindi approfittiamone adesso. Qui c'è una sbarra, c'è. Qui c'erano solo le macchine autorizzate. Vabbè, devo rispondere a una domanda perché mi mandano le email in privato. Uno mi ha domandato, ma quanto guadagni con sto canale YouTube? Vuoi sapere quanto? Zero, perché io non ho attivato la monetizzazione, manco mi interessa attivarla. Poi te ne accorgi perché sul video mio non c'è pubblicità, quindi ti ha detto male. Non ho mai attivato la monetizzazione e quindi guadagno 0 centesimi, ma manco mi interessa farlo. Quindi ci vediamo. Vediamo più avanti, dai. Ma qui incontriamo un bivio. Ok, allora siamo a questo bivio. Noi veniamo da sotto e noi adesso ci andiamo di qua. Prendiamo il sentiero 440 che porta al Monte di Cambio, vedete? Leonessa 404, Monte di Cambio, poi scritto Rifugio Sebastiani, che se si continua andando qua poi saranno 200 metri, se gira a destra dentro la Valle Scura e va Rifugio Sebastiani, invece sempre andato di qua, a sinistra si può andare al Monte di Cambio, infatti noi al ritorno torniamo da qua, da quest'altro lato sentiero. Adesso prendiamo il 404, da qui 440, scusate, e ce l'andiamo direttamente verso il Monte di Cambio. Questo è il sentiero più bello, questo è un anello intorno al Monte Porcini. Questa qui sotto è la Vallonina, questa è la strada, qui sotto c'è la strada che porta a Leonessa e qui sopra c'è il sentiero che porta a Leonessa e questo è il Terminillo, qui sotto la catena del Terminillo e questo è lo Jaccio Crudele. E sabato andiamo a fare tutta la traversata del Monte Terminillo, la parte bassa che si chiama, oddio, vabbè, sto momento non mi viene, scavalchiamo, andiamo di là, vabbè, poi lo vedrete. Continuiamo su questo bello sentiero, bellissimo sentiero, si comincia a vedere i panorami, vedete giù, quello giù è il Tilia con quell'antennone sopra, quello è il Corno, quello è il Fazzolettone, questo è, oddio, il Catabbio, questo invece è l'innominata, la cima di Vallorgano, la cima ultima, la vetta Sassedelli, la vetta del Terminillo, la vetta dello Jaccio Crudele, la cima di Pratorecchia, di una bellezza straordinaria questo sentiero poi. Questo poi è pure il sentiero che vi porta al Rifugio Maiolica e questo sopra di noi qui è la vetta del Monte I Porcini, che è un 1000, lo ricordo perché è un 1982 metri, l'anno in cui vinse i mondiali di Italia. Ragazzuoli, non so se si sente sulla telecamera, ma tira proprio veramente un gran bel venticello, poi affolati va, tira sempre, però qui è in questo momento, ah, che spettacolo, senti che roba. Comunque qui adesso ce ne sono parecchie piante, anche se in questo momento non è. Eccola là una, la vedete? Vabbè, forse riuscite a vedere, ma c'è la genziana, la famosa genziana, che è quella con cui ci si fa il liquore, in cui si scava, si prende la radice e si fa la genziana. Però, cosa molto importante, è vietato raccoglierla, quindi non la toccate. La comprate in erboristeria, brava Stefania. Quindi ci si fa la genziana, ma non va assolutamente toccata, che non fanno pure la multa che fanno, e vi fanno piagne, quindi. Perché ci si sbaglia, si può prendere un'altra pianta molto tossica che si chiama verace. Ecco, avete sentito? Quindi se vi sbagliate, cioè, rischiate pure di prendere l'altra pianta che è quella tossica, che è uguale identica quasi, e quindi potete anche stirare le zampe.
Ah, ok, arriva da questo punto, vedete, noi veniamo da là, arriva a questo punto, dovrebbe essere così, questo qui, vabbè, il 404 scende, va sotto e va a Rifugio Maiolica che sta qua sotto, mentre noi dobbiamo andare al cambio, che è quello lassù, volendo ci sono anche da là, c'è un anello, non è il problema, non è quello. Però io vorrei fare un altro sentiero, che è questo di qua dovrebbe essere, questo sto percorrendo io ormai, vabbè, è cresciuta l'erba, quindi un po' è sparito, anche se vedete che qualcuno ci è passato, vedete? Qualcuno è passato, quindi sta qui sopra il sentiero, che poi il sentiero cioè dovrebbe essere 4,40 che ci riporta sotto la strada sterrata, che poi ci portò sopra al monte di cambio, che è quello là. E comunque, come vi dicevo, potete anche continuare al 404, andate a Rifugio Maiolica, Rifugio Vallevona e salire sul cambio e poi riscendete. Ok, tanto proviamo qua. Ok, abbiamo preso il sentiero che passa sotto la parete nord, chiamiamola parete nord del Monte Porcini. Guardate, prima vi stavo dicendo delle genziane, guardate quanti ce ne stanno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, solo in questo pezzo 7, 8, guarda, solo in questo pezzo ci sono 15 genziane. Comunque stiamo a fare questo sentiero che va al cambio, e quello giù sotto che vedete laggiù è il Rifugio Maiolica, con la sua fontanile, le mucche, c'è sta il sentiero che scendeva lì, che ho fatto vedere prima, scende al rifugio, risale fino a quel bozzetto che è il Monte Piano, dietro c'è il Rifugio Vallevona, prendete la cresta e salite fino al Monte di Cambio, poi dal Monte di Cambio riscendete, vedete se è tutto un sentiero a mezza costa, fino a qui sotto qui, fino lì, dietro c'è la sterrata che vi riporta la macchina e fate un bellissimo anello. Ok, questo è il sentiero della mezza costa e questa è la sterrata che poi ci riporta la macchina, che non abbiamo preso all'inizio, vedete, adesso la seguiamo. Adesso non lasciate mai sto sentiero, sta strada sterrata, che poi è lì detta sentiero comunque, che arriva fino sopra la vetta del Monte di Cambio. Quindi andiamo, so stanno le mucche sempre in zona, perché oggi c'è niente. E sotto qua c'è il famoso Rifugio Porcini, c'è la Valle Scura, Sigillo, Posta, i paesi. Allora, i cavalli ce l'avevo, manca solo la diligenza per portarci su, ho detto dateci il passaggio e sei subito dato in fuga, oh. Ammazza che amici che siete, oh! E' qua, bellissimi, cavalli allo stato brado. Non stiamo simpatici per niente, indicazioni per il cambio, monte di cambio 429-440. Ok. Guardate che bellissima sta vallata, questo è il Monte Porcini, quella lì invece è, oddio, come si chiama? Che poi secondo me, quello che mi ricordo è una vetta inventata, perché è la zona che si chiama in quel modo e qualcuno ha detto che quella è la vetta con quel nome là, però sto momento, oddio, a Buco de Merlo, ecco, cima Buco de Merlo, ma Buco de Merlo è quella zona lì dove c'è la parete di roccia di Letti. Ok, continua la nostra salita verso il cambio. Guardate che bellissimo spettacolo che si è aperto da qua. Si è scoperto il Monte Ritornello, l'anticima del Ritornello, il Monte Brecciaro, il Monte Elefante e la Valle Scura. Questa è la parete nord dell'Elefante. Parte il Porcini. E laggiù proprio si vede in lontananza, c'è sempre il famoso cartellone che si trova sopra, è il Monte Tilia, quello sta proprio sopra Leonessa, quindi il versante di Leonessa quello lì, Dai, va. Ok, siamo quasi sotto al Monte di Cambio, Allora qui dovete vedere le mucche, questa dovrebbe essere, non mi ricordo il nome, la Cimata Fossa dei Cavalli, ma potrei anche sbagliare qualcosa del genere, che fa parte del Club 1009, chi interessa, anche quello fa parte del Club 1009, di cui non ricordo il nome, e quello laggiù, che sembra il Monte Iaci, in verità non è quello Iaci, lo Iaci sta sotto, che è un 1008, e questo è il Monte di Cambio, ecco qua, adesso saliamo qui a mezza costa, ci troviamo lì alla sella, e dritti per dritti sopra troviamo la croce e la Madonna delle Nevi. Ok, abbiamo buttato tre escursionisti che stanno lì, stanno attorno alla macchina, sono partiti prima di noi, quindi in prima parte rimariva. Ok, inizia la salita finale, quella che ci porterà in vetta al Monte di Cambio, da qui inizia il salitone, ma che poi non è manco tanto lungo, penso 30 minuti,
30 minuti se sparamo sto dislivello che ci sta qua. Guardate quella che montagna è, quello è il Giano, quello con la scritta Tux fatta con gli alberi, quello appresso è il Calvo, sotto al Calvo c'è la città di L'Aquila, o laggiù è Nuria e Nurietta, questo qui sotto è la Valle Scura, non proprio questo punto qui ma là, quella è la Valle Scura dove c'è la famosa cascata del Malopasso, e questo sono le bastionate rocciose del Monte di Cambio. Vedi, ci sono due persone in vetta, si vedono qua, si vede la croce di vetta, si vede, e due persone. Ok, Stefania è partita, ci affrontiamo sta bella salitella, va, vamos. Oh, sentite che bel venticello, strillo perché quasi che non si sente, siamo a metà salita ormai, guardate, eccoci qua, ormai siamo lì lì per raggiungere il Monte di Cambio, guardate che panorama, che spettacolo, tutta la catena del Tempinillo. Allora io stavo a Dino, sto a dieta, vado a casa, mangio le zucchine, mangio le cose, e c'è sta Stefania che mi racconta le ricette, se può fa, come metti i tappi a orecchie. Ma la ricetta con le zucchine? Sì, ma non avevi fame, non hai capito? Poi vado a mangiarmi le fettuccine stasera e la birra, che devo fare? Vabbè, va, sto scherzando, non mangio niente. Vabbè, guardate che spettacolo, faccio, porto a vedere quest'altra parte di qua. Oddio, questa parte di qua, questo è il Monte Costa Acera, Monte Catabbio, quello è, quell'altro amico, se vede, voi non lo vedete naturalmente, dove sta la chiesetta di San Francesco, mi pare, si chiama giù sotto là, che si vede, è coso, è Amatrice. No, Leonessa, che Amatrice, Leonessa. Io mi spero sempre della Leonessa e Amatrice. Leonessa. Continua la salita ormai, ci vediamo in vetta. Olè. E come per magia ed eccoci qua, sui 2081 metri del Monte di Cambio, sui Monti Iriadini. Questa che incontriamo è la Madonnina delle Nevi, e subito dopo c'è una croce che è nuova, diciamo, perché per tanti anni c'è stato un altro tipo di croce, ci hanno attaccato i catenin frangenti, era più grossa la croce, poi o l'hanno rotto, è caduta da sola, non lo so. Comunque, eccoci qua, la Madonna delle Nevi. Libera lo sguardo ed ascolta il rumore del vento, e oggi c'è proprio il rumore del vento. Oh, guardate che spettacolo, mamma mia, questa è la zona di, diciamo, come si chiama là, Leonessa, che sta lì dietro lì, però qui è la zona del Leonessano, via. E poi c'è sta qui, c'è la croce, c'è tutto l'Appennino, i monti da Alaga, il Gran Sasso, il Vettore, i monti Sibillini. Ma lì già è la provincia di Ernana, perché là dietro c'è Terni, quello è il Monte La Pelosa, sta sopra Terni, o vicino nelle zone di Terni. Ok, croce di vetta del Monte di Cambio, qui. Monte di Cambio, 2081 metri. Oh, c'è sta la cassaforte perché se ci hanno messo per coso, c'è sta il libro di vetta dentro. Benissimo, questo è, il sentiero che porta ghiaccio al cavallo e poi va a sigillo apposta che stanno lì sotto. Olè, Monte di Cambio. Ok, iniziata la discesa dal cambio, adesso guardate, vi faccio vedere una cosa. Quello lì sotto lì è il rifugio di Vallevona, lo vedete? E quello è il Monte Piano sopra Vallevona. E quello è il sentiero di Sacrestina qui che scende lì alla sella tra il piano e questa Sacrestina qui. Scende, gira dietro e va a quell'altro rifugio che è il Porci, il Porcini invece sta qui sotto, il rifugio Porcini sta dietro, in basso, giù sopra la Valle Scura proprio. Io tutti questi nomi vado a ricordare. Comunque, adesso noi facciamo così, riprendiamo il sentiero dell'andata, poi invece di girare la parte destra, giriamo la parte di sinistra. C'ha parecchie possibilità. Ok, siamo di nuovo a questo bivio, vedete, stamattina siamo scesi da questo sentiero, vedete, segnato bianco e rosso là, che veniva da là. Quindi siamo venuti qui, siamo andati al Monte di Cambio, adesso siamo tornati dal Monte di Cambio, siamo di nuovo qui, noi veniamo da qui e prendiamo la sterrata che va su e ci porta la macchina per concludere l'anello del Porcini e del Monte di Cambio. Quindi adesso
siamo proprio sopra il rifugio Maiolica, che sta qua sotto. Il monte di Cambio, ecco lassù, la montagna giù in fondo che vedete. Da là qui ci ho messo un altro. Ok, siamo su questa serrata, questo pezzo qua è stato micidiale. Arzuri, in salita, salita ripida e senza un filo di vento. Mamma mia. Ok, guardate, laggiù è il terzo rifugio che vi faccio vedere oggi. Abbiamo fatto vedere il Maiolica, Valle Vona, Porcini. Questa è la Valle Scura. Siamo sopra la Valle Scura. Allora, c'è Porcini, poi c'è il sentiero che scende dentro la Valle Scura. Dove parti lì? C'è la famosa cascata del Malopasso, 70 metri d'altezza, 70 metri di salto. È un po' a 2-3 salti comunque. Quel paese giù in fondo, se non sbaglio, è Sigillo, opposta, credo più Sigillo. Sigillo, da dove parte poi il sentiero dalla Valle Scura. Poi la Valle Scura si inoltre ancora, poi c'è questo davanti, inserito, vedi? Sarebbe il buco di Merlo, sta davanti, passa sotto il buco di Merlo e va a sbuca su alla sella del Pratoricchia, dove da lì poi vedete il rifugio Sebastiani. E questa qui che vedete davanti a voi, questo inquadro adesso, è la cresta del Brecciaro Ritornello Elefante. Quello lì c'è il famoso passaggio un po' pericolosetto che poi porta sull'elefante. Quello in mezzo alla foschia là è il Gran Sasso, quelli sono i monti della Laga. E quello laggiù in fondo è il Cambio, abbiamo fatto stamattina. Ok, ci vediamo sotto la palestra di roccia lì. Ok, adesso giriamo la curva insieme, guardate che spettacolo. Tanto è cominciato, questa è la cima Buco de Merlo. Cominciamo a vedere l'elefante, il Brecciaro, la cima di Pratoricchia, il passo di Pratoricchia. Oh, eccolo, guarda. Questo è il coso, lo ghiaccio crudele, tutto roccioso, guardate che bello. Terminillo. Questo che vedete, questo scoglio gigante che vedete, è la palestra di roccia di Letti vista dall'alto. Adesso poi la vediamo anche da sotto. È la palestra di roccia del CAI di Rieti, dove vengono allenarsi. Ci sono le vie d'arrampicata, ci sono gli spit, le catene, tutto quanto. E qui sotto è la Valle Scura. Guardate che spettacolo. Guardate che venticello! Ah, ma per i brividi per quanto è fresco, spettacolare! Ok, vi porto sotto la palestra e poi faccio vedere anche il sentiero che va al rifugio Sebastiani, che non si vede ma passa lì sotto lì allo ghiaccio crudele. Lì si vede, vedete in alto, sta, che scende in mezzo alle rocce, poi scende dentro al bosco e sbuca laggiù. Ora ci porto. Ok, siamo qui sotto la palestra di roccia di Letti del CAI di Rieti. E ci stanno gli spit che, come dice De Gregori, brillano al sole come biciclette. Ma qui si vedono se brillano proprio. Palestra di roccia. Questa è la Valle Scura. Quella è la parete nord dell'elefante. Lì fanno i canali, no? Metti paura solo a vederla. Canine, naturalmente, parlo io. Metti paura solo a guardarla. Ok. Ok, adesso abbiamo lasciato la parete di Letti e questo vi faccio vedere, questo è invece il sentiero che porta al rifugio Sebastiani. Quanto tempo? Un'ora, c'è pure scritto. Questo è quello che parte dal rifugio Sebastiani, arriva alla sella di Pratoricchia, passa sotto lo ghiaccio crudele e sbuca qua. Poi a destra andate al sentiero di loro, se invece volete fare il sentiero d'andata abbiamo fatto noi, venite qui a sinistra, passate qui. 5 minuti e ritrovate il bio di stamattina. 404-440. Ok, qui all'ombra si stanno una crema col venticello. E olè! È finito il giro. 11 km, 600 metri, 4 ore e 29 minuti. Il monte di Cambio dallo ghiaccio crudele, dai 1007 dello ghiaccio crudele, da dove si parte. E niente, vi saluto e vi ringrazio, Forza Roma, basta la Lazio, ciao, se becchiamo alla prossima, sabato super mega giro del Terminillo. Ok, sono dietro, vedete?